siamo con Massimo Bottura, lo chef dell'Osteria La Francescana di Modena, un amico di San Patrignano, e non possiamo dimenticare che pochi giorni fa a Londra è entrato in quelli che sono considerati i migliori 10 chef al mondo, sesto, quindi una bella soddisfazione. Quest'anno il tema di Squisito è il ritorno alla semplicità, ma chiediamo a Bottura, che cos'è la semplicità nell'alta cucina? La semplicità nell'alta cucina è il rimanere coi piedi per terra tutti i giorni, di non volare via con la testa, il litigare con il fruttivendolo che ti porta la carota che non è perfetta, il conoscere da dove arrivano le uova, da dove arrivano le galline, il conoscere i campi e visitare i campi dei contadini o dei grandi artigiani, e qua siamo pieni di grandi artigiani, il casaro che ti produce il parmigiano reggiano, questa è la semplicità nell'alta cucina, l'essere lì concentrati tutti i giorni, un giorno dopo l'altro, e con la testa sognare e portare questi elementi e questi prodotti all'esprimersi al meglio. Perché alle volte si ha quasi l'impressione che da parte del grande pubblico si confonda la semplicità con quella che è la tecnica che è necessario conoscere e raggiungerlo. Un grande piatto semplice può avere delle grandi difficoltà tecniche. Sì, noi abbiamo, tra l'altro, San Patrignano per me è un punto fisso, cioè non manco mai. Oggi non riuscivo a alzarmi dal letto, ho mandato i miei ragazzi alle 8, aspettando che il dottore venisse per farmi una puntura di muscarile e sbloccarmi la schiena, proprio per essere qua, perché credo in queste cose, in questi valori. Per me sono fondamentali lavorare fianco a fianco con questi ragazzi. Il fatto del titolo, no? del motivo trainante di quest'anno, io mi sono sentito di portare una guancia, di portare del quinto quarto, delle materie prime semplici, per potersi, che si possano esprimere al massimo del livello, portare la lasagna, ripensare alla lasagna e alla tradizione e ai sapori con i quali siamo cresciuti, e riuscire a trasmettere passando attraverso l'avanguardia, trasmettere emozioni che sono parte del tuo passato, parte delle tue, un po' come fanno nell'arte contemporanea, no? Pensa a Matisse, che per tutta la vita, dopo tutto un percorso importantissimo, è andato alla ricerca del suo segno, e con un segno è arrivato alla purezza assoluta dell'espressione.